Eccomi, così parliamo faccia a faccia, perché magari qualche collega, soprattutto qualche collega, può darsi che non sia neppure troppo contento del mio punto di vista. Parlavo di vigile urbano. Vigile urbano è un termine più tradizionale. Che oggi, con il quale oggi veniamo chiamati, quelli un pochino più vecchiotti capiscono il significato, forse i più giovani non lo capiscono perché oggi si sente parlare impropriamente di polizia locale, perché la polizia locale altro non è che il servizio che svolge la polizia municipale. Con i decreti Maroni, col concetto di sicurezza urbana, si è perso un po' il senso del termine polizia locale. Addirittura oggi l'abbiamo sulle nostre targhe di servizio, dei veicoli di servizio. Ma noi siamo Polizia Municipale, la legge dello Stato che istituisce il corpo è quello sulla Polizia Municipale, non è sulla Polizia Locale. E questa è una precisazione di definizione, ma secondo me è molto importante, la forma è sostanza, soprattutto nell'ambito della pubblica amministrazione. Quando è stata fatta questa legge nell'86, lo dico a quelli che oggi talvolta, io lo dico con rispetto, ma vogliono un po' rambizzare il nostro servizio, andare a sostituire le già presenti forze di polizia, ne abbiamo ben 5, considerato che il Corpo Forestale dello Stato è stato assorbito dai Carabinieri, possiamo dire 4, ma in realtà sono 5 questi corpi di polizia. Un'annotazione in Italia. Il numero pro capite di persone in divisa, lasciamo perdere le giubbe che indossano, ma il numero pro capite di persone in divisa è il più alto in tutta Europa. Sta di fatto che però questa suddivisione in Polizia di Stato, Carabinieri, Corpo Forestale dello Stato, attualmente assorbito dai Carabinieri, Polizia Penitenziaria, Guardia di Finanza, e mettiamoci pure le polizie locali. O meglio, chi svolge servizio di polizia locale. Quindi sono 7 unità operative che svolgono di fatto le stesse cose, perché sul territorio comunale o provinciale ormai oggi anche chi fa polizia locale svolge di fatto gli stessi compiti delle altre forze di polizia. Ovviamente con meno risorse da un punto di vista, diciamo, tecnologico, non abbiamo banche dati, non abbiamo elementi di collegamento tra i vari corpi o servizi, ma sostanzialmente facciamo le stesse cose. La gente ci chiama anche per una rapina, per un sequestro, per un qualsiasi altro tipo di reato che normalmente dovrebbero fare le forze di polizia. Addirittura in certi casi parliamo della contraffazione, ormai è passata l'idea che noi siamo quelli che debbono provvedere a risolvere il problema. Ma la gente magari non sa che noi non abbiamo appunto accesso alle banche dati, non abbiamo molto spesso camere di sicurezza, non siamo nella condizione di poter fotosegnalare, identificare compiutamente gli stranieri. Quindi, in buona sostanza, nell'immaginario la polizia municipale può, anzi, deve fare questo tipo di servizio e le responsabilità sul fenomeno sono nostre, sempre nell'immaginario, ma in realtà abbiamo, come si dice, le pallottole spuntate, non abbiamo gli attrezzi, la nostra valigia degli attrezzi è povera, ma probabilmente neppure deve essere ricca di questi strumenti, perché non è compito nostro svolgere funzioni prettamente di polizia, come può essere il controllo di uno straniero o reati. Questo lo prevede la Costituzione, non lo prevede il Fontana. Se vi andate a leggere la Costituzione, vado a memoria, articolo 117, compito dello Stato e quindi delle sue forze di polizia è quello di reprimere reati, di reprimere i reati, ordine pubblico, polizia dell'immigrazione. Non è compito dei comuni, non è compito del sindaco e della polizia del sindaco, perché noi siamo alla fine la polizia del sindaco. La polizia del sindaco nel dettato costituzionale, se ha ancora un senso, la carta costituzionale per me ce l'ha, è svolgere servizio di polizia amministrativa locale.
Poi la legge quadro che citavo prima, la legge 65 dell'86, dà delle peculiarità, ci riconosce delle funzioni, la funzione di polizia stradale. Non a caso l'80% dei sinistri stradali mediamente nei centri abitati, nelle città, nei paesi, l'80% dico, quindi la stragrande maggioranza di queste attività, che non sono attività da poco, li svolge la polizia municipale, non li svolge la specialità polizia stradale. Questa è impegnata soprattutto in autostrada o sulle strade statali. Quindi l'80% di queste attività lo facciamo noi, orgogliosamente, professionalmente, con grandi capacità. Questo me la sento di dire per quelli che si sentono figli di un Dio minore. Pensino anche a questo, a quanta gente noi controlliamo giornalmente sulle strade, alle capacità professionali che abbiamo, e non ci piangiamo addosso. Non abbiamo niente da imparare. Tutti noi, ognuno per proprio conto, ha da imparare. Questo è un principio, a mio modo di vedere, fondamentale. Nessuno nasce imparato e si impara ogni giorno. Ma quando parliamo di professionalità, sicuramente in quello che è la nostra professionalità, quindi intanto la polizia stradale, mi metto pure con orgoglio tra i primi. Poi ci viene riconosciuta un'altra qualifica, che è la qualifica di polizia giudiziaria. Anche qui si dibatte molto. E la polizia giudiziaria non è né la polizia, non è né la polizia a disposizione del questore, del prefetto, del comandante della Guardia di Finanza. La polizia giudiziaria è la polizia alle dipendenze della Procura della Repubblica, alle dipendenze dell'autorità giudiziaria. La polizia giudiziaria, dobbiamo mettercelo nella testa, riferisce soltanto all'autorità giudiziaria. Non c'entra niente la sua amministrazione. La sua amministrazione di appartenenza serve soltanto per andare a regolamentare l'attività di polizia sul territorio, in funzione delle attribuzioni, degli obiettivi che si devono dare. Quindi è chiaro che il comando della Guardia di Finanza darà un indirizzo operativo di tipo più settoriale nel campo delle investigazioni fiscali, del traffico di stupefacenti. Polizia di Stato indagherà più su reati politici, su aspetti traffico di armi, i carabinieri su altro. Il comune attribuirà ai propri servizi o comandi, per avere un comando, ricordo, bisogna che ci siano almeno 7 addetti a quel corpo di polizia municipale. Quindi il comune attribuirà a quegli addetti delle funzioni di polizia giudiziaria, ma per svolgere determinati tipi di attività, non tutto. Spesso siamo noi che vogliamo fare tutto, siamo portati a intervenire anche laddove non è nostro compito intervenire. Stamattina, magari di qualche giorno fa, c'era un video di Striscia la Notizia dove faceva vedere in un parco pubblico di Milano uno spaccio palese di stupefacenti, dove uno di questi pusher ha dato in escandescenza, probabilmente perché si sentiva ripreso, e quindi dopo varie peripezie la polizia municipale, quindi la polizia locale di Milano, è intervenuta, assumeva le informazioni del caso, lo stava identificando, sono arrivati i carabinieri, l'hanno accompagnato in caserma, e da lì è nato la solita critica: ecco, arrivano i carabinieri e ci portano via il personaggio. Il personaggio poi, vorrei capire che cose gli avrebbero potuto fare quelli della locale, diversamente da quelli dei carabinieri. I carabinieri se lo sono portati in caserma, l'hanno identificato perché hanno questa possibilità che noi non abbiamo, e sicuramente l'hanno rilasciato, perché questo succede. Ma questo non dipende dal fatto che noi siamo, fra virgolette, figli di un Dio minore. Dipende dal fatto che le nostre leggi risentono, a mio modo di vedere correttamente, di un indirizzo costituzionale che garantisce le libertà personali, uno stato personalistico, e quindi le attività di polizia devono essere sempre contemperate all'esigenza di tutelare i diritti fondamentali della persona, quanto anche fosse un delinquente. Quindi non c'entra niente far parte della polizia municipale piuttosto che dell'arma dei carabinieri o della polizia di Stato. Però quando succede questo ci piangiamo addosso. Questa si chiama organizzazione. Su un territorio ci possono essere sette
corpi di polizia, mettiamo giù pure anche gli uffici demaniali marittimi, perché quindi le capitanerie di porto, perché poi anche loro fanno attività di polizia giudiziaria. Quindi 8. Allora questi 8 soggetti che fanno tutte le stesse cose o si coordinano oppure si litiga, oppure ci si sente frustrati nella nostra attività. Ma ritorno un attimo al concetto espresso dal legislatore dell'86 nella legge quadro, la 65 appunto. Quindi il legislatore a quell'epoca, 1986, inquadra la polizia municipale, dice quali sono le sue funzioni, tra queste quelle di polizia giudiziaria, ma diversamente dalle forze di polizia, non dice chi sono gli agenti, non dice chi sono gli ufficiali. Lo dice in maniera derivata, dice secondo le attribuzioni loro conferite dalle amministrazioni di appartenenza, quindi il comune e la provincia in certo qual modo che devono dire che cosa vogliono da noi in relazione agli obiettivi politici che l'ente si dà. Su quegli obiettivi poi ovviamente i comuni e le province, i sindaci, i presidenti sono giudicati dal corpo elettorale. Quindi una volta che noi abbiamo gli obiettivi, una volta che la nostra amministrazione con i propri regolamenti stabilisce chi siamo e che cosa si deve fare, noi dovremmo operare all'interno di quella cornice con quelle qualifiche che ne derivano di agenti ufficiali di polizia giudiziaria. Non siamo forze di polizia e quindi non troviamo nel codice di procedura penale una precisa indicazione su cosa è un agente e cosa è un ufficiale. Punto fermo è che quando agiamo come polizia giudiziaria non dipendiamo dal sindaco, dall'assessore, dal consigliere, ma dipendiamo direttamente dall'autorità giudiziaria. Né siamo sottordinati alle forze di polizia, siano esse carabinieri, polizia di Stato, commissario, questore, perché sono altre amministrazioni. Noi non dipendiamo né dal Ministero dell'Interno né dal Ministero della Difesa, dipendiamo dal Comune e quindi siamo svincolati se non quando svolgiamo servizi di pubblica sicurezza, in quanto la legge quadro, la 65 dell'86, che cosa prevede? Prevede che la polizia municipale, indipendentemente dal ruolo, quindi non c'entra niente essere ufficiale, comandante, agente, stagionale, se sono polizia municipale, sono un ausiliario di pubblica sicurezza, neppure un agente di pubblica sicurezza, siamo ausiliari e quell'ausiliarietà è funzionale a quello che ci venne riconosciuto già nel 77 col DPR 616. Siccome a quell'epoca venivano attribuite alle cosiddette guardie dei comuni, così si chiamavano, quelli della polizia municipale, funzioni che precedentemente venivano attribuite soltanto alle guardie di pubblica sicurezza, termine guardia arcaico, legato a un periodo, al periodo monarchico, al fascismo, quindi le guardie di pubblica sicurezza e le guardie dei comuni e delle province. Col DPR 616 del 77 ci sono state trasferite le funzioni di polizia amministrativa, tipo i controlli dei pubblici esercizi, le attività commerciali, e quindi in ragione anche di questo tipo di funzione ci viene attribuita una qualifica di pubblica sicurezza che la legge quadro non inquadra neppure nella dignità dell'agente di pubblica sicurezza. Quindi noi non siamo neppure un agente di pubblica sicurezza, noi siamo ausiliari, dovremmo andare in ausilio, quindi a dare una mano. Questo è lo stato del nostro ordinamento. Quindi quando talvolta vediamo, soprattutto nelle città, il personale impiegato in ordine pubblico, ma anche in altre realtà, è chiaro che poi si può dire tutto e il contrario di tutto. Collaboriamo, ma quella non è la nostra funzione, non siamo neppure indennizzati. Questo dovrebbe sapere anche la gente quando ci critica, la gente della strada che spesso inveisce contro di noi, perché purtroppo siamo quella categoria che quando stila un verbale toglie i soldi di tasca alla gente. Non c'è un processo, non è un reato per cui ci sarà un giudice, passerà del tempo. No, noi verbalizziamo, contestiamo e riscuotiamo, e quindi siamo un po' sulle scatole del cittadino comune. Però sappia il cittadino comune che noi non abbiamo le indennità delle forze di polizia, noi siamo considerati impiegati del comune. Qualche collega giustamente, provocatoriamente, disse un giorno: beh, sapete che cosa c'è di nuovo? Dovremmo metterci tutti la divisa, fra virgolette, da impiegato, quindi andare in giacca e cravatta. Peraltro
in altri tempi si andava in giacca e cravatta in comune. Quindi vestirci da impiegati e metterci una fascia al braccio con scritto Polizia Municipale, perché di fatto il nostro inquadramento giuridico e contrattuale rientra in quello degli enti locali. La Polizia di Stato, i magistrati hanno un contratto sotto certi punti di vista garantista, ma non della loro soggettività, ma dell'interesse generale. Un poliziotto non può essere mai trasferito ad altro ruolo nel Ministero dell'Interno, se non secondo determinati canoni, proprio per garantire l'indipendenza, così come un magistrato. Un comandante della Polizia Municipale, dalla mattina alla sera, può essere trasferito a fare il responsabile dell'ufficio anagrafe piuttosto che un altro tipo di attività. Questo sapete cosa vuol dire? Non vuol dire che lui non è tutelato, ma non è tutelata la comunità, perché se quel comandante decide di prendere iniziative non troppo compiacenti all'amministrazione dalla quale dipende, l'amministrazione prima glielo può far capire e poi lo può trasferire. Quindi vorrei, ecco, che fosse chiaro anche questo per chi non è un addetto ai lavori e che magari oggi ha la pazienza di ascoltarmi. Capisca bene che noi non siamo e non abbiamo le stesse tutele, le stesse indennità delle forze di polizia, anche se con tanta buona volontà sul territorio, ci tengo a dirlo, ci sono tanti colleghi veramente impegnati che fanno attività da togliersi chapeau, falso documentale, controllo delle banconote contraffatte, sequestri di sostanze stupefacenti, tutte iniziative, lo dico ai colleghi che si sentono figli di un dio minore, che sono iniziative molto personali. D'altronde il nostro ordinamento ad oggi non ce lo riconosce. Finisco sul termine per capire come siamo messi, che ho usato quel termine arcaico che ho usato in più volte durante questa ripresa. Guardia del Comune. Bene, la legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale ci ha inquadrato in agenti ufficiali di Polizia Municipale nel 1986. Nel 1988, codice Vassalli, quindi nuovo codice di procedura penale, che cosa va a stabilire? Se non sbaglio, vado a memoria l'articolo 57, che sono altresì, cioè fa tutta un'elencazione di agenti ufficiali di polizia giudiziaria con riferimento alla Polizia di Stato, alla Carabinieri, insomma alle forze di polizia. Poi l'ultimo comma dice: sono altresì agenti ufficiali di polizia giudiziaria le guardie dei comuni e delle province. Torna il termine arcaico, guardia, ma torna all'interno di una norma speciale che è il codice di procedura penale. Quindi, quando si va a fronte di una legge quadro che ci dà un nome e un cognome, Polizia Municipale, a fronte del risultato di una contestazione, perché quella legge quadro, lo dico ai più giovani, non è frutto di una scelta indipendente del legislatore, ma è scelta di una forte mobilitazione all'epoca dei vigili urbani, delle polizie urbane, chiamiamole come volete. All'epoca eravamo tutti vestiti, ognuno con la sua uniforme, ogni comune aveva i suoi gradi, c'erano addirittura dei comuni assurdamente dove il comandante aveva i gradi da generale, erano in tre gatti, cioè questo fa capire anche sotto certi punti di vista, siamo anche critici in questo. Talvolta quanto ci siamo resi ridicoli. Quindi c'è stata una forte mobilitazione, siamo andati a marciare a Roma, c'ero anch'io, ho l'onore di affermarlo in quella manifestazione. Finché siamo arrivati a questa legge quadro, per noi è stata una vittoria, noi di quell'epoca, e io dico ancora oggi per me è stata una vittoria. Poi nell'88 codice Vassalli, con un colpo d'ascia, un colpo di scure. Probabilmente perché lo stesso legislatore di noi aveva ben poco interesse, ci ha portato definitoriamente di nuovo in quella coacervo, se mi volete, se si può dire così, definitorio, che è la guardia, la vecchia guardia del comune, la guardia che troviamo nel codice Rocco, il codice fascista, quindi in un'epoca sicuramente diversa da quella democratica. Quindi c'è stato un salto nel vuoto, un ritorno al passato.
E quindi abbiamo anche noi queste situazioni, questi conflitti di norme tra la legge quadro e il codice di procedura penale che necessitano di un'interpretazione. Io la mia, è ovvio, la mia è una interpretazione molto personalistica, e cioè siccome la legge quadro prevede che i corpi o servizi di polizia municipale siano istituiti con almeno 7 unità, quindi se non sono 7 unità non può esistere un corpo di polizia municipale. Allora, quelli che sono fuori da questa definizione sono e rimangono le guardie dei comuni. Però questa è naturalmente una posizione di queste interpreti che non conta niente nel panorama delle magistrature e degli autorevoli interpreti che hanno più competenze di me sicuramente a giudicare. Il giudizio è più etico, se vogliamo, di etica professionale. Io credo che oggi la Polizia Municipale svolge ruoli importantissimi. Talvolta viene anche emarginata ruoli tipicamente burocratici, a rilasciare i permessi della sosta, a rilasciare certe autorizzazioni comunali, cioè a fare un'attività prettamente burocratica, chiudendo la gente in divisa negli uffici. A mio modo di vedere, la Polizia Locale ci svolge, scusate, Polizia Locale dovrebbe uscire fuori dagli uffici, essere sulla strada e svolgere quelle funzioni che il comune gli dovrebbe assegnare, ma che sono e rimangono funzioni di polizia amministrativa locale. Tornare a controllare il comune, il contesto del comune. E veramente chiudo con un pensiero, una rievocazione di un ricordo. Primo brigatista, così mi hanno raccontato, e quindi fino a prova contraria lo riferisco. Il primo brigatista che è stato arrestato è stato arrestato grazie alla collaborazione di un vigile urbano che controllava le residenze. Questo collega vedeva degli strani movimenti, pare nel comune di Milano, all'interno di questa abitazione. Lo ha riferito ai colleghi del commissariato e da lì sono nate delle indagini che hanno portato all'arresto di questo soggetto. Ecco che il controllo del territorio è fondamentale, non occorre essere armati di pistole, mitraglie, bazooka e cos'altro. Ognuno si svolge il proprio lavoro, le proprie funzioni nell'ambito di un coordinamento necessario, può dare al meglio il proprio servizio. Vi ringrazio per l'attenzione e spero di essere stato utile.